Location Piazza del Plebiscito Napoli, concerto di Laura Pausini e una special guest di tutto rispetto, il nostro caro e grande Pino Daniele. Nei grandi eventi Weekend Dance c'è, guardate il servizio. Tantissima gente, ma è un piacere trovare un amico e un brand come Sorbino. Ciro, benvenuto su Weekend Dance. Salve a tutti, Weekend Dance, buonasera a tutti. Certo, Sorbino, ho dimenticato Doha, qualcun altro pure l'ho dimenticato. Hai detto bene. Tu sei un tifoso di Laura Pausini? Sì, mi piace, oltre che mi piace a me, piace tantissimo a mia figlia. Sono contenta quando Laura Pausini a qualche posto la porto sempre a vedere. E quindi, Fabiana, come stai? Bene. La tua cantante preferita è Laura Pausini. Ma dormi con questo cuscino? L'ho comprato ora perché mi piace tanto Laura. E quindi questa notte dormiremo anche per altre notti col cuscino di Laura Pausini? Sì. È una bella serata, soprattutto per Napoli, queste cose fanno molto bene e fanno divertire sia i bambini che i grandi. Io non so se sono le mamme che accompagnano le figlie per i concerti o viceversa le figlie che vengono accompagnate dalle mamme. Il tuo nome? Fabiana. A chi è? Chi delle tre? Io ho accompagnato solo lei stasera. Ma è più fans lei o tu di Laura? Entrambe. Di la Laura. Prima mamma. Bravo. La seconda mamma invece? Uguale, anche noi. Amiamo tutte e tre Laura, vero ragazze? È vero? Sì. Vogliamo presentare queste tre bellissime che sono? Viviana. Martina. Isabella. E siete napoletane. Sì. Napoletana la plata. È bellissima questa immagine, We Love, l'amore per Laura. L'idea di indossare questa t-shirt nera e poi fare questo omaggio a una grande della canzone come Laura. L'idea nasce da Enzo e oggi è il suo compleanno e da Enrica. Una gran bella idea, no? Grandiosa, sì, l'abbiamo fatto appunto per lei, per omaggiarla, visto che qui a Napoli a Piazza del Plebiscito non è mai venuta. Napoletani sono simpatici e intelligenti, ma soprattutto hanno queste idee veramente favolose. Che c'è scritto su questo striscione? Canta, canta che Napoli si incanta. È dedicata a Laura Pausini. Ovvio. Ma che cosa ha di speciale Laura Pausini? È bravissima, è bellissima e canta benissimo. Vediamo lei cosa dice. Colpisce al cuore quando canta. Bella. La canzone in assoluto che ti piace di più? Non lo so. Le cose che non mi aspetto. Per voi la canzone più bella? Casomai, vivimi. Ed è un piacere avere il presidente Carrillo non in veste istituzionale di noti brand come Artiglia, che Lizza Lu, insomma, talmente che nessuno me ne dimentico. Quindi questa sera sei in veste di fan di Laura Pausini. Non potevo mancare, la Pausini non si può mancare perché io sono innamorato. Molte volte litigo con mia moglie per la Pausini. Ma questa sera c'è anche tua moglie, c'è tuo figlio, insomma c'è la famiglia per trascorrere una serata estiva un po' diversa dalle solite. Sì, la verità è una serata bellissima, mi piace. Michele Carrillo, fan della Pausini, poi naturalmente noi ci beccheremo
tu andrai in vacanza con la famiglia, meritatamente a settembre ti aspetteremo il 27 settembre al Teatro Augusteo per la finale di Ragazza Weekendenza, non puoi mancare. No, assolutamente, con la Ragazza Weekendenza non si può mancare e poi dopo ci sarà la Ragazza Weekendenza che la vestiremo Artigli. Sicuramente. Presidente, allora buon divertimento e forza Laura Pausini sempre. Sì, forza Laura Pausini, ti vogliamo bene. Piazza del Plebiscito, Napoli, e non dico Piazza Duomo di Milano, però lei è di Napoli? Sì. E si chiama? Martina. Lui invece? Milano. Ma non è Piazza Duomo, ma Piazza Plebiscito, quindi sei a Napoli. A Napoli, sono in trasferta, come tutti i concerti, il 54esimo stasera di Laura di quest'anno. E il tuo nome? Ilaria. Vieni? Napoli, Napoli. Napoli, quindi tutta Napoli da Milano. Vogliamo? Ecco, diamo un attimo le spalle alle telecamere, non si danno mai. Tutte queste date che vedete, tutti i tour della Pausini, da che anno? Dal 1993. Ad oggi? Ad oggi saranno circa 300, ma il Guinness, ho vinto il Guinness dei primati nel 2009 facendo 60 concerti in un solo anno, girando tutta l'America Latina, Stati Uniti. Lo sa questo? Sì, 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 Laura. Allora perché non andiamo a intervistarla insieme? Quanto piace Laura Pausini? Tantissimo. Avete tutti i suoi dischi? No, l'ultimo. L'ultimo, di questi tempi con la crisi. Tu invece? Tutti. Tutti i dischi? Tre. Senti, masterizzo. È una bella serata estiva, diversa da tutte le altre, perché stasera c'è una vostra grande artista, perché conosce tutto il mondo, quindi è una serata speciale. Certo, è una grande serata anche per Napoli, siamo contenti che ha smesso di piovere. Meno male. Nonostante questi vendano gli impermeabili, speriamo che non piova più. Ecco. Quindi avete comprato l'impermeabile? No, assolutamente. Il cappellino di Weekend Dance. Bella, bella. Quando siete in piedi siete molto educati e questo è un grande applauso che voglio fare a tutti voi. Bene, questa sera ci sono tante persone anche non italiane, c'è qualcuno del Brasile, c'è una grande comunità argentina che è venuta a salutarmi e che ringrazio, ma per fortuna questa sera io sono qui per Napoli! E siccome veramente raramente nella vita di un cantante si ha la possibilità di poter cantare in una piazza così importante, così speciale, questa sera ho l'onore di potermi esibire di fronte a voi, insieme ai miei musicisti, ad un grande amico, un grande uomo napoletano. Dimmi quando, quando,
siete ancora, siete ancora. Dimmi quando, quando. Guardami adesso amore, sono stato, perché penso al futuro. Chiano chiano, e tu sai che non si solo. Non c'è niente da aggiungere quando sei a Napoli. Sei solo troppo felice di essere qui. Grazie per permettermi di cantare dal vivo per voi ogni volta che esco con un disco nuovo e spero di regalarvi tutto l'amore che voi date sempre a me. Grazie mille. Come il profumo di una sorpresa, di una speranza che si è accesa. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. Benvenuto al pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Come le cose che non mi aspetto, come quel grazie che arriva dritto. Nuccio se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. Tu non lasciarmi mai. Senti che voce. Tu non lasciarmi. I raise my hands and die.